Bella vecchi drammi, siamo i Granas e siamo tornati finalmente con un nuovo fuck. Tornando al discorso dell'ubriacatura, lui, questo fuck sta in post, cioè, quindi sta in post sbornia. Quindi raga, non vi raccontiamo cosa ha fatto ieri, io non c'ero, quindi se vai ve lo racconta lui. Mamma, se lasciate 10.000 like a questo video ci sarà la seconda parte di quel video, ok? Sì. Poi vi diciamo che tra poco ci sarà, diciamo entro settembre, ci sarà il ritorno di ogni gol una fieretta con la cugina. Sì, è vero, anche quello è vero, perché siamo arrivati a 22.000 like. Ci guarda. Siamo arrivati, non ci siamo dimenticati. Tanto no. Tu punzi ancora d'alcol. Non ci siamo dimenticati. E non prendete esempio quest'uomo. Comunque, cominciamo col non prendete esempio quest'uomo. È giusto anche così, però da quest'uomo like. Vabbè, no, non prendete. Salutate l'ultima persona che vi ha messo like su Instagram. Ah. Certo. Andiamo su Instagram. Questa è una cosa che abbiamo rubato a Frax, cioè abbiamo rubato. Ma sicuro lui non fa più video, quindi è presa da Frax questa idea, quindi perché no? Lo facciamo anche noi. Questo è il mio Instagram, se volete andate in descrizione. E l'ultimo che ci ha messo mi piace è Boldos99, non so se lo vedete. Eccolo qua. Cazzo stai facendo? Danni, cioè questa cazzata ha fatto proprio i danni. Quindi, ragazzi, se vedi io lo faccio. Lo fai pure. Allora, cazzo, ma potete prima che li mettano a fuoco. No, sciarla, non lo faccio vedere come te tutto quanto. Allora, tra l'altro che foto da ubriaco del cazzo che ho messo. Ciao Zane Not Matt. Zane Not Matt, con l'arco in corpo. Zane.not.mat piace la tua foto. E saluto anche Edoghedo. Che taglio! Che è l'ultimo che ci ha seguito. Che mi ha? Che c'ha? Edoghedo 2003. 2003, spero che sia 2003. Quindi ragazzi, seguiteci su Instagram perché è importante, cioè a noi ci piace parecchio Instagram, lo seguiamo molto, mettiamo parecchie foto al giorno, a volte due, a volte una, a volte tre, a volte zero per tre a volte giorni zero, di fila. Sì, esatto. Però noi ci teniamo molto e quindi ci piacerebbe se ci seguisse su Instagram perché è veramente un social che ci piace e dopo YouTube è quello che usiamo di più, appunto. Cioè, passiamo alla prossima domanda, che è quella che voi farete prima. Andrea, quindi, De Vecchis fa che dice: quando tornano le social challenge, bella trap, bella Trapani, siete vecchi. Pure lui è vecchio, Trapani. Andrea De Vecchis Trapani. Vabbè, rispondo io. Quando diciamo ci rimettiamo tutti un po' in sesto con le cose. A parte Dredd non ci sta mai a Roma, proprio mai. Perché, cioè, non lo so, va sempre in giro, sta sempre di qua, di là, ok. Frax non ci sta mai in ginocchio. Esatto, Frax non ha più un ginocchio. Quindi se deve operare tutto quanto, se deve rimettere in sesto. Io diciamo che pure Cagavia non è che sto messo tanto bene, però lui deve andare in riabilitazione più che altro, sì, disintossicazione. Sì, anche quello. E io so io. Lui fa finto Messi, però da solo non può giocare. Quindi gioco io da solo, giro intorno al campo. 360 gradi mi chiameranno. Vai. Ma passiamo subito alla seconda domanda. Ho capito, devo bevere, che cazzo vuoi? E parla, cioè non è che è brutto vedere bevere una, non è alcol. Allora, Simone Solimene. No, col cazzo, io lo schiaffo non voglio, dai, cioè sto proprio incoglionito. Fammi vincere. Simone Solimene ci chiede. Dammo piano. Ci chiede? Sì, giocate che Sasso Carta e Forbice a chi vince di uno schiaffo all'altro, meglio di tre. Sasso Carta, Forbice, Lizard Spock pure. The Big Bang Theory. Ma che cazzo. Vai. Lo fa con 5 incognite. Buttiamo. Morra cinese. Morra cinese. No, io ho fatto così, Era cioè, punto se, tu ruolo. Se tu facevi così sì, era il fuck. Era il fuck. Vai. Morra cinese. Sì. Meno male. Meno male. Presa bene, oh. Ma vedete? Sì. Vai. Inguardia. Sì, inguardia. Vai. Inguardium leviosa. Ho capito, te lo devo dare. Vai. Dai, te lo piano, tranquillo. Mamma mia. Ah, mi è stato un dente. A parte che t'ho tipo preso col pollice. Infatti mi è stato un dente. Ma allora, che è? Kinagol Settiane Nino Brown. Nanobana ci chiede: se doveste andare su un'isola e rimanerci per un bel po' di tempo, cosa vi... Sto io colombiano. Sì, no, più che altro, cioè, per uno che scrive bene, finalmente. Se dovete andare su un'isola e rimanerci per un po' di tempo, cosa vi portereste? Per un po' di tempo, sarebbe un bel po'. Oh, hai rotto il cazzo. Per un po' di tempo, cosa vi portereste dietro? Spero riuscite a leggere il mio nome. No. Allora, cosa ti porteresti dietro? Per un po' di tempo. Per un po' di tempo. Allora, che è tipo nudi e crudi. È figa come cosa. Fammi tre cose, dai. Ti ci vedresti? Figo, figo fragico. Non sta bene. A me piacciono più cose. Cioè, giusto se fosse il sushi. Vabbè, okay. Vaffanculo. Comunque no, cosa parteciperesti? Cosa parteciperesti? Ma che bene. Che fuck. Io parteciperei con tre cose. All'isola di nudi e dispersa. Allora, che me porterei? Se vuoi prendi una Coca-Cola. Ma che cazzo sta? Che cazzo? Ma che porti? Allora io chiedo, per stasera, che è sabato,
chiedo, regà, va bene, devo prendere qualcosa. E uno, prendi una Coca-Cola. Non so se mi sta a prendere per culo oppure... scusa, eh. Vabbè, allora, quindi tre cose. Levavo il cibo. Ah, vabbè, allora, che cazzo, ma che ne so che mi porto? Un coltello, perché devo portare un coltello in giusto. Ricetta, perché se dopo un po' facendo il fuoco, l'acciarino la faccia nel fuoco. Sì, ma anche tipo una scatola d'accendini, penso vada bene. E poi, boh, che cazzo ne so. Vabbè, comunque no, io mi porterei, sì, un coltello, cioè però se sto porta lui no, a quel punto mi porto il coso per la pietra focaglia, la faccia nel fuoco. Infatti dovremmo fare una cosa, capito? Io coltello, tu pietra focaglia, io porto qualcos'altro che può essere. Mi porterei una borraccia, anche vuota, però può servire a cogliere l'acqua comunque, se non c'avremo niente, a meno che non usiamo i cocchi. Però a meno che non so di mamma, se non so cocchi di mamma si possono usare. È un bel casino, però sì, è quello. Poi come terza cosa porterei un'esperienza. No, porterei un microfono. No, io poi porterei una GoPro, perché è figo, sono tutti video, cioè. Per, tipo Resident Evil, per quelli che ti ritrovano, capito? Capito, cioè, poi metti la GoPro dentro una bottiglia che non ti sei portato, però la bottiglia la crei e la lanci nel mezzo al mare, capito? Sì, capito, non si lanciano più i... Tipo basta, messaggi, quelli dentro la boccia che so poco più. Basta. Era bello un cazzo. Era bello a quei tempi. Era bello un cartone. Allora sì, la Coca-Cola la porto, non c'è problema. Ma però da, più volume. Da c'è rum e cose. Però da bere il resto, dico. Cioè, alcol. Comunque sì, queste sono che le nostre tre cose molto merda. Molto confusionarie. E una lampada porterei, ecco, una lampada ci sta. E il mio che bottone dei 100.000 iscritti. Che ci fai con la lampada? Era quello il mio piano. Bravo. Francesco comunque, Fini ci chiede. Anche se non siete andati a leggere. Scusate. Fini. Mamma mia. Comunque, Francesco Fini. Io guardo di là perché la devo leggere, non me la ricordo mai nella vita. Anche se non siete andati alle 3, quale gioco avete visto, vi è piaciuto? Di quelli che avete visto, vi è piaciuto, che potreste che... quasi sicuramente portare sul canale. Siete grandi, continuate così. Grazie. Ci vuole un po' di prediction, Matteo. Certo. Allora, noi vediamo tipo le domande tagliate a metà, perché siamo dei coglioni. Prediction. Quindi ci vuole un po' di prediction e capire. No, l'ha letta prima, è quella la cosa. No, non è l'ha scelta lui. Io non sono stato alle 3, manco l'ho seguito sinceramente le 3. Però c'è un gioco che tra l'altro ha annunciato anche le 3 dell'anno scorso, alle 3 dell'anno scorso, che è molto figo, mo io do un destro, è molto figo, è per me The Division, cioè per me sarà The Division, in the club The Division. Sì, ma sarà... non penso sia un gioco che andrà su YouTube, cioè lo so, però è molto, cioè i giochi che ti sono piaciuti. Ha detto su che facessi che... video, porteresti quasi sicuramente sul canale. Io lo porto sul canale, cazzo, mi faccio un canale da solo di The Division. The Division. Io faccio The Rainbow Six. Ok. Poi faccio The Trackmania. Vabbè, The Division. Perché mamma Minecraft. Non è che ho balbettato. The Division. The Division. Perché The Division? Un canale The The Division. Eh beh, guarda, The Division. The Division. E niente, basta. Mi sono cercato il cazzo di parlare. Quelli che per me è Rainbow Six Six. Che è un gioco che comunque, se fatto in gruppo, è figo. Poi The Trackmania. E The Trackmania soprattutto perché facendolo no, Trackmania perché facendolo anche quello in gruppo, cioè tipo le sdrogo corse, quindi è troppo figo. Se fa figo su GTA, su Trackmania, che è un gioco fatto apposta. Sembrava veramente come facciamo. Comunque apposta. Freddo. Comunque fatto tutti insieme è ancora più figo di GTA. Sì. Comunque ragazzi, questo fuck è figo, prendetelo per quello, che è. Perché cioè lui non sta bene, io non riesco a stargli dietro, quindi ok. Lasciamo 10.000 like ragazzi, se volete vedere la seconda parte delle nostre ubriacature. Oh, direttamente faremo un video da ubriachi, perché ci sta. Sì, tanto. Tipo questo più o meno. E comunque niente, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Lasciate like, condividete, andate su Instagram che vi salutiamo a voi. Poi alla prossima, potreste essere fortunati. Bella.